Il Museo Bagatti Valsecchi apre le porte del Salone d'Onore nella storica residenza di Via Gesù a Milano per stasera al museo. Eventi di musica e teatro nel segno delle donne. Protagoniste figure femminili con le loro storie interpretate da attrici che si raccontano. Entrare al Museo Bagatti Valsecchi è davvero emozionante e davvero suggestivo, anche perché si entra in una storia, ma in una storia vissuta, quindi ogni stanza regala emozioni forti, anche le stanze apparentemente più semplici sono quelle che mi hanno colpito, come la camera da letto, e pensare che appunto proprio i Valsecchi abbiano vissuto lì è un'emozione bellissima. E dopodiché sicuramente una delle opere che mi ha colpito di più è la Madonna col Bambino, perché la Madonna col Bambino sembra guardarti e sembra avvolgerti con il suo sguardo, con una intensità e con una dolcezza speciali, ecco. Portare teatro in museo è portare l'arte nell'arte, e la possibilità di recitare un monologo, di esprimere le proprie emozioni all'interno di stanze già pregne di arte, già ricche di dipinti e di opere, è davvero una cosa stupenda, ma soprattutto anche la possibilità di scambiare, di questo interscambio che si crea con il pubblico che viene a fruire uno spettacolo teatrale all'interno di stanze, di luoghi già ricchi di arte e di bellezza. Ho la fortuna di fare un lavoro bellissimo perché sono sempre a contatto con le emozioni regalate dal teatro, dall'arte, e quindi questo è stupendo. Però sicuramente essere donna nel teatro di oggi è un impegno, serve un lavoro costante, serve una passione costante, perché gli orari e il lavoro giorno per giorno richiedono impegno, fatica, ma tanta bellezza.